Benvenuti a questa nuova puntata di In Vetrina. Siamo sempre qui al ristorante La Lampara, a due passi dal porto di Sciacca, e ad aspettarci oggi questo bellissimo, apparecchiatissimo tavolo c'è Antonio Di Marca. Ciao. Ciao Diana. Ciao, benvenuto alla Lampara. Come vedi, oggi abbiamo una location un po' particolare. Siamo in un bellissimo ristorante qui a Sciacca, a due passi dal porto. Tu lo conoscevi? Sì, lo conoscevo, però per un attimo ho sognato che mi avessi invitato a cena. Poi ho visto che c'era Massimo D'Antoni, il cameraman. Allora ho detto, vabbè, va bene anche l'intervista. Ma chissà, magari ci sarà qualche sorpresa oggi nell'arco della puntata, chissà. Addirittura, allora sono a disposizione. Bene, vedi, intanto qua c'è una bella bottiglia di vino, quindi possiamo... Iniziamo, ecco, con un brindisi. Apriamo questa puntata con un brindisi. Da qualche parte bisogna incominciare, no? Chissà come finiremo allora, ecco. Comunque. Allora, Antonio, sei giovanissimo, quanti anni hai? 27. Ok, sei giovanissimo. Mi stai pentendo. Perché... No, io non ho detto quanto anni ho io, quindi non c'è problema. Allora, anche tu hai fatto il carnevale quest'anno, ti sei occupato un po' del dietro le quinte. Sì, con Salvatore Monte abbiamo curato il coordinamento artistico di tutta la manifestazione. Un'esperienza particolare, nuova, anche se già avevamo lavorato nell'ambito del carnevale, però curare tutto il coordinamento artistico vuol dire prendersi alcune responsabilità abbastanza importanti. Tra l'altro in un'edizione molto particolare, non soltanto perché era fuori stagione, ma anche perché ci sono state numerose polemiche per la partecipazione, o anzi per la mancata partecipazione dell'Unione dei Carristi, insomma tutto quello che è successo, non stiamo qui a parlarne, però insomma era una manifestazione, diciamo così, attesa sotto certi punti di vista, che metteva, che poneva alcune novità sul piatto, che erano anche una scommessa dell'organizzazione. Alcune novità sono riuscite, ci sono tantissime cose da sistemare, però pian piano, insomma, non si può risolvere tutto in una volta, anche perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Però pian piano si riesce magari a sistemare, con l'aiuto di tutti e con la collaborazione di tutti, tutte quelle cose che non vanno per far crescere la manifestazione. Certo. Ma voi sarete anche per il prossimo anno? Non si sa questo. Non dovresti porla a me la domanda. Magari in un'altra intervista, vai, qualcuna, però... Molto volentieri, ecco, io la rifarei l'esperienza, anche perché il rinnovamento di una manifestazione così importante non passa solo attraverso una stagione, ma passa attraverso un percorso più lungo. Quindi se quella di quest'anno è un'esperienza inserita in un ambito più grande in termini temporali, sicuramente a noi farebbe piacere. Certo, anche tu vieni da un'esperienza teatrale, tuttora sì. Ti occupi di teatro? Sia da una formazione teatrale sia da un'esperienza in senso stretto teatrale, sì. Come mai hai scelto di intraprendere questa strada? Perché certe volte nella vita ti piace qualcosa. E allora perché non seguire la strada di quello che ti piace fare? È una cosa bellissima. Poi se si ha la fortuna di far diventare la propria passione il proprio lavoro, sicuramente sei a cavallo. Esatto, poi è bello comunque che dei ragazzi giovani così in gamba, insomma, ci siano qui a Sciacca, quindi sono molto contenta di valorizzarli in questo programma. Per fortuna non siamo i soli, anche il fatto che tu fai questo programma è testimone del fatto che c'è una bravissima e bellissima ragazza che ci offre queste belle opportunità. Grazie, guarda, io non sembro, ma sono timidissima, quindi i complimenti, come dire, mi imbarazzano un pochettino. Fanno sempre piacere. Sì, è una donna, figurati. Ma io brindo con l'acqua, stavolta brindo con l'acqua. Dai. Con l'acqua, mi abbandoni in questo modo. Sì, no, se no non ce la faccio a finire. Dai, però per questa poco, poco vino. Ok, allora, quindi dicevamo... che tu hai scelto la strada del teatro. Quali studi hai fatto? Allora, prima il DAMS a Bologna. Poi, sempre a Bologna, la scuola di teatro diretta da Alessandra Galante Garrone, dove ho studiato sia recitazione che dizione che ginnastica acrobatica. Poi, a Roma, la scuola di teatro di Enzo Garinei.
Mi sono laureato in storia del teatro anche a Roma. Poi ho fatto il perfezionamento all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. E poi numerosi stage di perfezionamento che servono, diciamo così, a completare più la preparazione. Anche perché non si finisce mai di scoprire tanti aspetti, di studiare, di andare a fondo a tante piccole cose. Ed è anche un'occasione sempre per conoscere nuove persone, per confrontarsi, per migliorare, per crescere, è un ambito, diciamo così, artistico, quindi la conoscenza va di pari passo con la tua esperienza e con la possibilità di crescere. C'è una cosa che hai detto che mi ha incuriosito parecchio. Tu hai detto che hai studiato ginnastica acrobatica, di cosa si tratta? Sì, allora non vuol dire che io faccia il ginnasta nella vita, né che sia riuscito a diventare un ginnasta, vuol dire che quando studi teatro, oppure le discipline sceniche, studi determinate discipline che ti aiutano alla vita sul palcoscenico, perché è bene studiare scherma, ginnastica acrobatica, tutte queste discipline che formano il corpo che poi deve andare sulla scena e deve rappresentare sempre qualcosa di diverso. Quindi essere preparati a queste discipline aiuta notevolmente. Ma sono dei veri e propri esercizi fisici? Sì, esercizi fisici fatti con professionisti, quindi noi facevamo, oltre le capriole verticali, i flick, i salti acrobatici, quindi tutto quello che serve. Ovviamente bisogna partire da zero con chi non ha mai affrontato questo percorso, però non è molto difficile, se ci si allena si riesce. Vabbè, ti ha aiutato comunque in teatro? Serve tutto. Allora, come trovi la tua esperienza romana? La mia esperienza romana. Tuttora tu vivi lì? Sì, io vivo lì dal 2004, ho vissuto per 2 anni a Bologna, dal 2002 al 2004 e dal 2004 a Roma. Bene, perché ovviamente Roma per me vuol dire l'opportunità di crescere e di continuare la mia formazione, che comunque è arrivata già a un buon punto. Vuol dire avere tante opportunità lavorative, vuol dire vivere in un ambiente diverso da quello mio, senza nulla togliere al nostro ambiente a Sciacca. Infatti il fatto che io ritorno qui sia per la famiglia, sia per gli amici, sia per lavoro, vuol dire che anche questo ambiente mi piace. Però avere la possibilità di cambiare, di andare a guardare al di là del tuo naso, certe volte ti aiuta, non fa male.